Marsala siamo noi, una fede siamo noi, un sogno. Marsala siamo noi, una storia siamo noi, un'onda azzurra. 72-73. Beh, quell'anno praticamente il Marsala veniva da un'annata precedente, 71-72, dove il Marsala si era così classificato al secondo posto dietro il Trapani, perché il Marsala aveva perso i due derby col Trapani, sia al municipale sia al provinciale, quindi quei 4 punti praticamente furono poi determinanti per così dare al Trapani la possibilità di vincere il campionato. Però nel 72-73 allenatore Carlo Matteucci, il Marsala, confermando la squadra dell'anno precedente e modificandola in alcuni reparti con acquisti azzeccati, vinse quel campionato. Quel campionato però, diciamo, passa anche alla storia perché proprio quel campionato, tra l'altro era un girone tutto siciliano quello, servì a lanciare un grande portiere del Marsala che era Nino Trapani, un ragazzo palermitano che proveniva dal settore giovanile del Marsala, che fu lanciato quell'anno proprio all'Entini, perché la Leonzio allora lottò con il Marsala appunto per vincere quel campionato. E il portiere titolare del Marsala, Salvatore Asero, si infortunò e quindi all'Entini debuttò Nino Trapani. Quello fu un debutto positivo, il Marsala pareggiò 0-0 e Nino Trapani praticamente divenne il titolare inamovibile di quel Marsala. Parliamo di alcuni calciatori, molti anche del nord, che una volta venuti a Marsala ci sono rimasti e hanno messo radici. Intanto Nino Palermo, marsalese puro sangue, capitano con le sue tante presenze in azzurro, ma poi anche Gaspare Umile, un emblema del calcio marsalese, per non dimenticare Gigi Carducci, Gigi Peronace, Mario Possamai. Ma io voglio ritornare un attimo indietro, perché tu mi parli di giocatori che a Marsala si sono creati una famiglia, e uno di questi è stato Sergio De Corte, il mitico Sergio De Corte, che si creò una famiglia a Marsala, poi per una disgrazia, diciamo, la moglie morì nel dare alla luce il primogenito, Leo De Corte, un grande tifoso del Marsala, che appunto De Corte appunto per quel, anche per quel lutto poi lasciò Marsala e ritornò nella sua Cervignano del Friuli. Però tanti altri giocatori a Marsala hanno messo radici, da Mario Possamai anche a Gigi Peronace e a tanti altri giocatori che a Marsala si sono trovati bene, hanno messo poi famiglia e sono rimasti a Marsala. Gigi Carducci, Lo naturalmente. stesso Gigi Carducci, che è stato il poeta del calcio marsalese, che a Marsala sia come giocatore, che ha vinto appunto quel campionato che dicevamo prima del 72-73, sia anche come allenatore ha dato lustro a Marsala e nel Marsala allenandolo in diverse circostanze. E di Gigi Peronace, come non ricordare quel famoso gol che segnò contro la Leonzio al Municipale appunto, davanti a circa 10.000 spettatori, uno stadio strapieno di gente, e allora ci fu anche una canzoncina, perché Peronace, il portiere della Leonzio, praticamente subì quel gol di Peronace, e Peronace passò alla storia perché quel gol servì anche a dare la possibilità agli azzurri di vincere quel campionato, quindi di approdare in Serie C. Alla fine degli anni 70, quando i prodi ragazzi di Peppe Coppola vincono un trofeo ambito quanto insperato, il Marsala si laurea campione d'Italia. Sì, il Marsala, allora allenato da Peppe Coppola, che guidava il settore giovanile del Marsala, e guidò quella nidiata di giocatori importanti che hanno militato nel Marsala, vinse la Coppa Italia, appunto il campionato tricolore, per essere più Dante precisi, Berretti. Dante Berretti, per la categoria giovani. Il Marsala allora si impose nella finale con la Spal, vinse a Marsala 3-0, pareggiò a Ferrara per 1-1
gol di Domingo per il Marsala, e quindi quella è stata di sicuro che è il fiore all'occhiello dello score della storia dello Sport Club Marsala 1912, appunto per questo successo oltre ai tanti campionati vinti dalla società azzurra, quindi un risultato questo molto importante. Allora, meritano menzione, l'avevamo fatto prima, due grandi marsalesi. Uno di questi non è più con noi, Gaspare Umile, ma anche Nino Palermo. Gaspare Umile lo ricordiamo per il suo estro, per la sua fantasia, per le sue grandi doti tecniche. Nino Palermo invece lo ricordiamo per le sue grandi doti umane, uomo spogliatoio. Ma io voglio ricordare Nino Palermo innanzitutto perché è stato il capitano dei capitani, cioè uno che con il Marsala ha fatto la storia, ha giocato per tanti e tanti campionati, ha vinto campionati, è stato il capitano per eccellenza del Marsala. E senza dubbio un giocatore che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi marsalesi, anche perché è marsalese, puro sangue. Quindi diciamo un elemento di sicuro importante che io ricordo con molta simpatia. Gaspare Umile, io l'ho visto al debutto con il Marsala addirittura a 17 anni con il Taranto, allora il Marsala perse per 1-0. Un grandissimo giocatore, un grande talento, un giocatore che ha giocato in Serie A con il Napoli, con il Varese e con tante società di Serie B, tra le quali la Regina, di Serie C, e con il Marsala, tanti campionati, con l'Alcamo poi a fine carriera, e che ritornò a giocare con il Marsala addirittura in prima categoria nell'86-87. Quindi diciamo un giocatore che di sicuro è rimasto nel cuore di tutti, un grandissimo talento che forse poteva fare anche di più, perché un giocatore con il suo talento, il suo estro, la sua classe poteva di sicuro ambire a mete ancora più importanti di quelle raggiunte da questo giocatore. E adesso giungiamo agli inizi degli anni 80. Il Marsala, allenata da Mimmo Rizzo, sfiora la C2 dopo la riforma dei campionati. Infatti il Marsala non giocò più nella Serie C unica attraverso la quale si approdava in B, ma fu tra virgolette retrocesso nella Serie C2. Grandi acquisti, tra tutti ricordiamo Ferretti e Mariscalco, e un certo Pasquale Marino, che a soli 18 anni già faceva vedere di che pasta era fatto. Poi in quel campionato la disfatta di Palma Campania. Beh, quell'anno il Marsala partì con un altro allenatore che era Ettore Trevisan. Ettore Trevisan aveva iniziato la preparazione non in sintonia con la società per i suoi metodi di lavoro. Allora il presidente Silvano Lombardo lo licenziò e al suo posto arrivò il marsalese Mimmo Rizzo. Mimmo Rizzo fece quell'anno un grande lavoro di assemblaggio con tanti giocatori nuovi, giocatori importanti. E io voglio ricordare senza dubbio Sergio Ferretti, un giocatore di spicco di quella squadra, oltre a Uccio Marino, allora ancora giovane, però che disputò delle grandi partite con il Marsala, di sicuro un giocatore ancora in formazione fisica, perché troppo giovane, che era un po' il pomo della discordia tra magari l'allenatore e la tifoseria, perché la tifoseria lo voleva sempre in campo, l'allenatore non era sempre dello stesso avviso in base agli avversari che doveva incontrare. Ma di sicuro Pasquale Marino quell'anno dimostrò di essere un giocatore di grande importanza, che poi negli anni a venire, oltre a giocare, oggi è un grande allenatore che allena in Serie A. Mariscalco. Per quanto